Buongiorno a tutti voi che siete collegati, benvenuti, dicevo, a questa nuova puntata di Protagonisti e Territori, insieme oltre la crisi, in questo format che Artes propone per l'edizione di BITESP 2020, e quindi sta per iniziare la puntata sulle DMC italiane si rinnovano per offrire il territorio in modo più innovativo ed integrato. Questa parola territorio che va molto di moda in Italia, per la verità meno perché non esiste un vocabolo identico in altre parti del mondo, ad ogni modo è la nostra terra, le nostre località che possono essere una grande risorsa, come vedremo, una grande attrazione e attrattiva turistica. Quindi ci racconteranno i protagonisti che vado adesso a presentarvi come queste tre grandi parole che possono caratterizzare il futuro del turismo oltre Covid, innovazione, collaborazione e relazione, possono fare la differenza e quindi dar vita a nuove realtà, a nuove progettualità, a far crescere la professionalità di quanti di noi, guide, operatori a vari livelli, operano e opereranno in questo settore strategico per la nostra economia. Quindi per questa puntata ho il piacere di introdurre Francesca Andruetto, Property Manager di Pisa, mia collega e amica in questa avventura di Artes, e poi Daniela Marino, Patrizia Currò e Roberta Finocchiaro, fondatrici di Isolani per Caso, società di servizi turistici Catania. Io sono a Bari, quindi siamo diciamo uniti per la rinascita anche del nostro sud. E poi abbiamo Mario Pestarini, presidente di Associazione Monte Pisano Tri, e quindi Raffaella Nocchi, DMC di Monte Pisano e Reti di Imprese di Pisa. Quindi abbiamo grosso modo tutta Italia coperta, anche dai partecipanti che nel frattempo si sono collegati e quindi a cui do il benvenuto. Se ci saranno domande, ovviamente poi chiedendo ai relatori di essere sintetici ma nello stesso tempo efficaci, ci auguriamo di dare uno spazio al termine degli incontri e quindi delle testimonianze. Quindi lascio la parola alla collega Francesca Andruetto per introdurre e avviare questo interessante meeting su, ricordo, le DMC italiane si rinnovano per offrire il territorio in modo più innovativo ed integrato. Buongiorno a tutti, ciao Ettore, grazie per questa introduzione. Io, come diceva Ettore, sono Francesca Andruetto, Property Manager nella città di Pisa, ed oggi sono qui per presentarvi i nostri ospiti che sono Raffaella Nocchi, manager della DMC Monte Pisano Travel, che opera nell'area toscana che va da Pisa a Lucca. Raffaella è la prima che interverrà oggi qui con noi e è cresciuta nel mondo del turismo, ha 43 anni di carriera alle sue spalle, dove ha avuto l'opportunità di ricoprire svariati ruoli, dall'hotelleria al MICE, per arrivare a approdare nel ruolo di Destination Manager, ruolo che le ha permesso di valorizzare e di far fruttare tutte le esperienze pregresse. Benvenuta Raffaella, buongiorno. Il microfono, prego. Buongiorno, ecco. Buongiorno a tutti. Grazie per questa opportunità, l'opportunità che è particolarmente apprezzata per contribuire anche alla visibilità del territorio, di un territorio che finora non è mai stato conosciuto nella sua interezza, e che per questo motivo abbiamo deciso nel 2014 di concretamente mettere in rete, e lavorando proprio con tutti i piccoli operatori, quindi le persone che compongono questo territorio. Abbiamo pensato nel 2014 che questa area di Toscana avesse veramente
tantissimi punti di forza. Il primo è una posizione strategica, perché è un massiccio montuoso che si trova a metà fra le divide le città d'arte di Pisa e Lucca, e molto vicino al mare, una varietà dal punto di vista delle biodiversità e naturalistiche veramente straordinaria. Mi piaceva paragonare quest'area come un'isola sulla terraferma, un po' come pensando all'isola d'Elba, alle varietà dell'isola d'Elba, però era sempre stata, diciamo, vista e promossa in una maniera molto frammentata. Questa è stata la spinta che ci ha condotto a trovare una forma perché questo territorio diventasse una destinazione omogenea e potesse essere conosciuto. L'importanza di dare a un territorio minore, ma non minore per valore, minore per conoscenza, una posizione nel mondo del turismo esperienziale, del turismo lento, turismo sostenibile, e quindi abbiamo lavorato con un lavoro di mappatura, un sondaggio fra i piccolissimi operatori e le piccole strutture a carattere familiare, per capire quali erano i bisogni e che cosa potevamo fare per loro. Noi siamo un tour operator, ci siamo definiti Destination Management Company, perché fin dall'inizio del nostro lavoro, del nostro progetto, abbiamo deciso di approfondire la conoscenza veramente capillare di quest'area, e quindi abbiamo scoperto uno scrigno di tesori. Naturalmente tesori che sono dal punto di vista artistico, dal punto di vista storico e architettonico. È facile pensare come quest'area sia stata, diciamo, un baluardo difensivo della Repubblica Marinara, quindi ci sono fortezze, castelli, piccoli borghi che andavano proprio portati alla luce. E come si poteva fare? La forma aggregativa che abbiamo pensato di proporre ai piccolissimi operatori, che avevano comunque bisogno di una propria autonomia, di una propria capacità di gestirsi, ma essere anche coordinati, è stata la rete di imprese. Per noi questa forma aggregativa è importante, perché la rete di imprese raccoglie le strutture intorno a un contratto. Un contratto con degli obiettivi ben precisi, obiettivi a lungo termine, il primo fra i quali resta quello della creazione di un brand territoriale che fosse poi riconosciuto sui mercati anche internazionali, con un unico nome, Monte Pisano, non più come il nome di sette piccoli paesi, sette amministrazioni comunali o due province fra le quali è diviso, perché il turismo non ha confini. Sappiamo che chi si muove per turismo apprezza un'area, quindi ecco che il lavoro di lavorare in rete è stato veramente, crediamo ad oggi, dopo 6 anni di collaborazione stretta e costante con i nostri colleghi ormai, sia stato vincente, perché ha servito a uno scambio di competenze, uno scambio di conoscenze, un aumento di una mentalità imprenditoriale fra tutti i soci, e naturalmente acquisire e rinforzare la fiducia e la conoscenza reciproca. Questo fa sì che con un unico interlocutore, che è la DMC e che è il tour operator, il turista o il tour operator che cerca un collega che possa introdurlo a un'area meno conosciuta, può avere un'offerta completa, che va dalle guide ambientali, dalle guide turistiche, dalle strutture ricettive, i produttori. Forse vedete la sede dell'agenzia è anche vetrina per i piccoli produttori di olio, di vino, di confetture, miele, tutte le produzioni veramente di filiera corta, cortissima, che non si trovano sul mercato, si possono trovare soltanto se si va a visitare le aziende. Quindi anche questo è un punto di forza, e è stato qualcosa che ha aiutato veramente i nostri i membri della rete a crescere, a farsi conoscere. E
come tour operator adesso, dopo dopo 6 anni di lavoro, abbiamo riassunto un elenco di quelli che sono i servizi che il tour operator mette a disposizione del territorio. Chiaramente la prima è la visibilità su internet e quindi anche un lavoro di presenza sui mercati e una promozione multimediale delle strutture su un unico sito in poche parole un servizio anche di consiglieri del territorio. Questo è diciamo la parte pratica dell'agenzia del tour operator. Quello che ancora mi viene da dire che è molto importante è che il progetto non ha mai perso di vista il valore della sostenibilità ambientale, perché da un ambiente ben curato, da un ambiente sostenuto e quindi da una sentieristica curata e diciamo l'amore per l'ambiente in cui si vive e la consapevolezza del valore, chiaramente si presenta, è come presentare una casa bella, un albergo. Prima si parlava di hotel, un hotel ben curato, ben tenuto. Noi ci teniamo a tenere bene l'ambiente dal punto di vista della natura. Io direi che qui si può raccontare uno dei progetti che ci ha fatto grande onore di aver potuto lavorare insieme all'Associazione Monte Pisano Tri per il lancio di questo progetto di Adotta un albero sul Monte Pisano, e credo che sia il momento di dare la parola a Mario Pestarini, che è il presidente dell'Associazione Monte Pisano. Poi Francesca, mi dici tu, mi dai un po' di tempistica, quando è il momento che il video. Ok. Quindi Mario, a te la parola. Benvenuto Mario, è un piacere averla qua con noi. Eccoci, buongiorno, grazie buongiorno. A voi per questo invito, questo spazio che ci dedicate. Ditemi, cosa devo dire? Devo dire qualcosa io? Mi dovete fare delle domande? No, io avrei piacere che, se possibile, illustrasse appunto il progetto di Monte Pisano Tri, un progetto che trovo già di per sé, conosco, molto valido, vorrei che lo illustrasse anche ai presenti. Grazie, molto volentieri. Come accennava Raffaella, il Monte Pisano ormai è un laboratorio a cielo aperto, quindi la rete di imprese è stata una delle prime iniziative, però come diceva lei, per noi tutelare e valorizzare l'ambiente è un po' il biglietto da visita per rendere il nostro territorio più attrattivo. Certo. E sono stati fatti diversi progetti di valorizzazione ambientale finanziati dalla Commissione Europea di vario genere, per la difesa, per esempio, è fatto un progetto enorme per il recupero dei terrazzamenti, degli oliveti, eccetera, eccetera. Stiamo lavorando sui boschi, sui boschi abbiamo avviato questa iniziativa completamente autogestita, che è proprio questo progettino di Adotta un albero su Monte Pisano. Che è molto innovativo. Sì, è una cosa abbastanza originale, direi, non mi sembra che in Italia ci siano esperienze, sì, cioè ce ne sono tante, però insomma un po' come questa è una cosa un po' originale. C'è un sito che penso voi vediate, non so se c'è da qualche parte. Allora, attraverso questo sito c'è la mappa del Monte Pisano, si può andare cliccare sulla mappa, si vedono tutti gli alberi che noi abbiamo censito, georeferenziato, per ogni albero c'è una scheda, uno sceglie sulla mappa l'albero che gli piace e a quel punto decide quale albero adottare. Naturalmente ogni albero è georeferenziato, sono indicati i sentieri per raggiungerlo, le caratteristiche dell'albero, lo stato di manutenzione, eccetera. Uno sceglie l'adozione, da farci sono 3 opzioni per adottare e l'albero viene adottato dalle persone. Lo scopo di questo progetto viene adottato dalle persone e poi viene rilasciata una targhetta personalizzata, non so se la vedete, eccola qua. Sì, mi permetto anche di aggiungere che c'è 3 fasce differenti di adozione, tra cui io sono andata con mia grande stupore e curiosità
anche la possibilità di viene scelto da questa mappa, no? Quindi esatto. Poi uno sceglie l'albero, che sono tantissime tipologie, ho visto che ce n'è davvero moltissime varietà sì. di albero che si possono scegliere, e la cosa che a me ha affascinato più di tutte è stato il fatto che c'è un'opzione tra le tre che ti permette di adottare l'albero, dargli il nome, e ti arrivano una sorta di notifica che ti avvisa di cosa ha bisogno l'albero. Quindi con la mappa tu arrivi al tuo albero che l'hai adottato e sei tu a prenderti cura e a portare all'albero le cose di cui ha effettivamente necessità. Esatto, quando uno sceglie l'albero, a parte che si può scegliere la tipologia, no? Perché c'è un menu a tendina che consente di scegliersi il proprio albero, e quando uno ha scelto l'albero gli si apre la scheda con la descrizione della pianta, le cure di cui ha bisogno, come si fa a raggiungerla, e quindi ogni persona che adotta l'albero poi si fa carico della cura della pianta. Secondo quello che è indicato nel sito. Ecco, per esempio, adesso Raffaella ne ha aperta una che è una pianta a posto, che non ha bisogno di cure, però voglio dire, ci sono per ogni pianta censita, ora sono state censite, siamo a 700-800 piante, e per ognuna di esse c'è una scheda con le fotografie e la descrizione della pianta. Poi ripeto, secondo due delle tre opzioni viene rilasciata una targhetta in legno d'olivo con incisa la dedica, no? Che ogni persona che adotta l'albero può scegliersi, e poi la targhetta viene apposta sull'albero con un filo metallico, che è una fascetta, insomma, che non crea danni, e quindi quell'albero è di questa persona, avrà la sua targhetta, il suo nome. Lo scopo di tutto questo è avvicinare la gente al territorio, avvicinare la gente al bosco, sensibilizzare sull'importanza della manutenzione del bosco, sia per il territorio, ma diciamo in generale per il pianeta. C'è anche l'opzione, quella diciamo la più cara, da 59 euro all'anno, no? Per cui chi adotta, invece che 19, paga 59, ed è il progetto che si fa carico delle cure dell'albero. Le stesse cose, tipo l'adozione, diciamo, da 19 euro, una persona dovrebbe fare in proprio, invece può essere delegata anche al progetto pagando qualcosina in più. E questo è molto bello, perché permette anche chi non è del territorio e chi non può essere in loco di sapere che comunque, se tornerà, il suo albero sarà sempre lì, perché potrà sempre rintracciarlo tramite una mappa, e di andarlo a trovare, no? Nell'effettivo. Assolutamente. Infatti uno degli scopi che lega l'ambiente e il turismo è fare fruire del territorio alla gente che viene qua. E quindi per questo noi li scegliamo poi degli alberi che siano raggiungibili, indichiamo i sentieri, in modo tale che la gente viene e vive il territorio. E se non può venire, ovviamente c'è quest'altra opzione di cui accennava lei. E per noi questo è importante, perché abbina la filosofia, che poi è la filosofia della rete di imprese, la filosofia con la quale noi cerchiamo di lavoriamo sul territorio, che è quella di abbinare la tutela, la valorizzazione del territorio al turismo. Un turismo lento, un turismo responsabile, un turismo che sia cosciente del valore ambientale del territorio in cui viviamo. E quindi questo, insomma, diciamo che risponde un po' ai principi, alla logica che, insomma, reggono i nostri progetti. Questo è un po' il quadro. Benissimo. Bene, io ringrazio tantissimo per la presentazione di questo progetto, che trovo straordinario. Ringrazio io voi, ricordo che se posso, dunque gli alberi adottati oggi sono quasi 350, e quindi è un buon numero, noi siamo molto contenti, e con l'avvicinarsi del Natale io spero che questo possa essere un'occasione anche per fare
gli scambi di regali adottando gli alberi. Sicuramente da parte mia, perché davvero vale la pena. Bello. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille. Bene. Allora, bentornata Raffaella. L'evento è stato veramente apprezzato, molto chiaro. Spero che abbiate potuto vedere anche la condivisione dello schermo. Adesso sì, assolutamente. Quindi ha funzionato. E, bene, e dunque. Torniamo a noi. Ho bisogno, scusa Francesca, che tu mi ricordi un pochino i tempi, perché ti chiedo questo. Abbiamo... Non voglio rubare spazio al... Ancora un breve spazio, poi passeremo, io direi, all'incirca pochi minuti, se vogliamo introdurre le ultime cose che volevi raccontarci. Sì, avrei parlato infatti volentieri ancora di quanto è importante per noi, quanto sono importanti le persone, perché diciamo che in questo progetto di sviluppo turistico con un'attenzione all'ambiente, quindi per riepilogare un turismo sostenibile attento all'ambiente, vogliamo sempre ricordare che il Monte Pisano ha una propria identità. E no, nel lavoro che facciamo anche con le strutture, con le associazioni, con i piccoli borghi, intendiamo far sì che tutti siano, diciamo, aumentino il proprio senso di appartenenza alla comunità, l'orgoglio delle proprie tradizioni, per non snaturarsi e quindi esaltare, valorizzare quello che contraddistingue le unicità, le cose precipue dell'area. Quindi l'area del Monte Pisano è un paesaggio prevalentemente terrazzato, questo è dovuto proprio alla morfologia del territorio. I terrazzamenti servono alla coltivazione dell'olivo, questa è un'altra cosa importantissima, perché tutta l'area è proprio, diciamo, tipica di paesaggio terrazzato e produce un olio di livelli molto elevati, proprio perché è una raccolta a mano, frangitura, piccoli produttori che frangono in piccoli frantoi. E per dire quanto è importante per noi anche l'attenzione alle tradizioni, abbiamo lavorato anche sulla ricostruzione dei muretti a secco come offerta, esperienza da fare insieme ai locali. È stato sorprendente perché un anno abbiamo lanciato questa idea e una giornalista irlandese, l'avevo raccontato a Francesca, in realtà vale la pena di dirlo, è stata veramente affascinata e ci ha chiesto, hanno organizzato proprio un gruppo di lavoro dove hanno chiesto a un artigiano del monte di insegnare, far vedere come sul Monte Pisano vengono mantenuti e ricostruiti i muretti a secco. Che, diciamo, la salvaguardia del paesaggio terrazzato è fondamentale sia dal punto di vista, diciamo, del paesaggio, ma anche per la difesa del rischio idrogeologico. Quindi il punto principale è che appunto è stato un valore aggiunto proprio per l'aggregazione della comunità. E poi con i laboratori sono diventati anche patrimonio UNESCO, no? Esatto, infatti mentre si lavorava ai laboratori e alle proposte turistiche, perché era proprio un'esperienza vera e propria, no? Quella di lavorare con le mani insieme ai locali e capire qual era la tecnica per la ricostruzione del muretto, per la salvaguardia della manutenzione del muretto a secco, è stato l'anno in cui i muretti sono diventati un patrimonio UNESCO, un patrimonio dell'umanità UNESCO. Benissimo. Io, se volete, posso mandare il video. Abbiamo pochissimo tempo. Allora lasciamo lo spazio... Perdonaci Raffaella. Anzi, perdonate voi se ho sforato, ma mi fa piacere comunque aver potuto raccontare la nostra esperienza. Grazie. Anche a noi.
lieti di averti qui con noi. Se poi riesci a levare anche la condivisione dello schermo, così certo. Diamo la parola. Grazie, Raffaella. Bene, e adesso introdurrò Daniela Marino, che è CEO di Isolani per caso. E assieme a Daniela Marino, io mi permetto, aveva già annunciato Ettore, c'è anche Patrizia Currò e Roberta Finocchiario, che sono le tre socie fondatrici di Isolani per caso. Buongiorno Daniela e benvenuta. Buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per averci ospitato in questa trasmissione. Siamo veramente contente di farne parte, perché può essere anche un modo per condividere quella che è la nostra breve esperienza come Isolani per caso. Io inizio con il lanciare la condivisione di una breve presentazione che noi utilizziamo giusto per far comprendere chi è Isolani per caso e quello che facciamo attraverso le nostre attività. Quello che facciamo appunto con la nostra società di servizi turistici, come è stato detto all'inizio, è promuovere innanzitutto la Sicilia insolita, la Sicilia dell'entroterra, attraverso i cinque sensi. Quindi cerchiamo di puntare fondamentalmente su quello che sono gli usi, i costumi, le tradizioni della nostra terra, per far sì che il viaggiatore che desideri arrivare in Sicilia, isola splendida in cui abbiamo il piacere di vivere, possa veramente toccare con mano quello che è l'essenza di noi siciliani. Quello su cui puntiamo fondamentalmente sono le persone, appunto, i locals, ed è per questo che il nostro payoff è Experience Sicily Like a Local. E questa è appunto la nostra breve introduzione per far capire chi siamo. Abbiamo cambiato le nostre vite, abbiamo deciso, chi per un motivo, chi per un altro, di lasciare quello che facevamo per lanciarci in questa avventura, e da qui appunto l'anno scorso, alla fine di ottobre, è nato il nostro progetto, che in qualche modo può essere definito innovativo, pur essendoci tanti portali di servizi turistici, tante realtà che fondamentalmente si occupano di turismo. Noi abbiamo puntato l'attenzione sul turismo relazionale, sul turismo esperienziale rivolto agli individuali, alle famiglie, ai piccoli gruppi che appunto desiderano programmare, organizzare la propria vacanza in maniera indipendente e magari mettere insieme i pezzi e scegliere quello che maggiormente desiderano in un determinato momento della loro vita. Quindi da qui appunto nasce quest'idea. Come ci siamo ritrovate a pensare a questo progetto? Questo progetto è nato dal fatto che noi per prime siamo delle viaggiatrici, ci piace andare in giro. Adesso più che mai in Sicilia, ma prima viaggiavamo in Italia, all'estero. Per tanti anni, per motivi di lavoro, mi sono ritrovata a viaggiare tantissimo all'estero, e in quella circostanza molto spesso capitava veramente di vivere le destinazioni, ma il desiderio, il forte desiderio era proprio quello di vivere la destinazione non tanto da turista, ma proprio da visitatore, da viaggiatore, proprio per poter vivere l'essenza di quel determinato territorio. E quindi da lì abbiamo pensato di creare appunto un portale che potesse contenere tutte quelle informazioni e tutti quei servizi che in qualche modo consentissero a chi per un motivo o per un altro si trovasse in giro dovesse scegliere una destinazione, di poter trovare appunto ciò che fosse maggiormente rispondente. Proprio per questo motivo, così come appunto diceva prima Raffaella, abbiamo pensato di mettere insieme guide turistiche, naturalistiche, strutture ricettive extraalberghiere, perché appunto il viaggiatore slow, quindi la persona che desidera rilassarsi, che desidera scoprire l'essenza di un determinato territorio, nella maggior parte dei casi cerca quelle piccole realtà che possono essere appunto degli agriturismi, dei B&B, delle masserie. Tutto questo appunto può sembrare normale, ok, hai un portale, metti all'interno dei servizi, va benissimo, fin qui ci siamo, è diciamo il classico portale di servizi turistici. Dove sta l'innovazione nel nostro caso? Che è proprio per cambiare un po' e dire ok, noi abbiamo avuto quest'idea, sai che c'è?
dobbiamo fare in modo che chi vuol venire in Sicilia scelga noi rispetto ad altri, perché trova quel qualcosa in più, e quel qualcosa in più è dato dal fatto che fondamentalmente prima che il viaggiatore arrivi in Sicilia, prima che possa sceglierci, riesce a vivere insieme a noi quelle che sono le esperienze, a conoscere la Sicilia insieme a noi, perché noi testiamo e viviamo tutto quello che viene inserito all'interno del nostro portale. Quindi lo consideriamo un viaggio nel viaggio, e attraverso i nostri racconti, attraverso la condivisione di quello che sono le esperienze vissute in tutta la Sicilia, noi tocchiamo appunto tutta la regione, e soprattutto andiamo alla scoperta di borghi e realtà dell'entroterra siciliana, realtà che sono poco conosciute, che non sono inserite nei circuiti classici, ma soprattutto quello che facciamo è vivere il territorio insieme alla gente del posto. Quindi ogni cosa viene provata, ogni cosa viene testata, veniamo ospitate dalle famiglie, cioè molto spesso ci è capitato di dormire a casa di persone che non ci avevano visto prima, però hanno aperto le proprie porte, ci hanno accolto come se fossimo veramente persone di famiglia, amici. E questo è importantissimo, perché fondamentalmente non è fatto soltanto per accogliere noi isolani per caso che andiamo in giro per appunto per la destinazione, per scoprire le bellezze del territorio, ma è un pregustare quello che poi può diventare il viaggio per il visitatore, perché realmente quello che capita a noi poi viene trasmesso ai nostri potenziali ospiti, ai viaggiatori, a chi appunto sceglie di lavorare con noi. Quest'anno ovviamente, per tutto quello che è successo, non è stato semplice portare avanti la nostra attività, però tutto quello che abbiamo potuto constatare sul territorio è stato proprio il poter creare una relazione preventiva con il viaggiatore, ma anche con gli operatori del territorio, attraverso appunto tutta un'attività di comunicazione che è stata fatta attraverso i social, attraverso una condivisione continua e costante di informazioni, e ci ha consentito di sviluppare tantissime collaborazioni, ma soprattutto di creare delle reti anche laddove magari non c'era stato proprio la minima idea di mettersi insieme, di fare delle cose che potessero essere che potessero risultare interessanti per più operatori, e quindi contribuire alla crescita di quel determinato territorio. E questa è una cosa bellissima, perché ha permesso a noi di far conoscere una realtà che appunto è nata ieri e che oggi causa restrizioni e quant'altro. Se non fosse stato così, se non ci fossero state tutte queste collaborazioni, molto probabilmente saremmo ancora sconosciute più. Invece, per nostra fortuna, in ogni territorio in cui ci siamo ritrovate ad andare, quindi ogni territorio che abbiamo visitato, ogni luogo che abbiamo visitato, ha consentito di mettere, fra virgolette, delle bandiere, ma proprio per dire: qui possiamo sviluppare qualcosa e creare appunto delle connessioni con i vari borghi, fare sì che da una parte all'altra della Sicilia, anche a prescindere appunto poi dalla nostra presenza, si potessero creare delle connessioni. E quindi quello su cui puntiamo fondamentalmente noi sono due aspetti fondamentali: l'attenzione nei confronti dell'ospite, che deve essere seguito costantemente, quindi prima, durante e poi dopo la partenza dalla Sicilia, quindi col rientro a casa, ma l'attenzione anche nei confronti degli operatori locali, voler fare ovviamente vendita di servizi da una parte, promozione del territorio dall'altra, e farle in maniera sinergica, e quindi offrire anche delle opportunità di formazione, di crescita personale e professionale, per andare a colmare magari quelle lacune che oggi potrebbero precludere la possibilità di accogliere il nuovo viaggiatore, perché è normale che adesso la modalità di fare turismo è cambiata, e quindi
per poter accogliere il nuovo viaggiatore bisogna essere preparati, bisogna essere predisposti ad una nuova modalità di turismo, a rinnovarsi, quindi soprattutto appunto quelle piccole realtà che magari fino ad oggi hanno fatto accoglienza ma non l'hanno fatto in maniera strutturata, grazie anche a quelle opportunità che offriremo noi, avranno la possibilità appunto di crescere insieme. Questo, diciamo, in generale è quello che facciamo. Poi ci piace anche farlo in una maniera divertente e l'innovazione sta anche in questo. Abbiamo creato una nostra mini rubrica attraverso la quale sono dei mini video, delle pillole di Sicilia, attraverso la quale offriamo anche, diciamo, degli spunti di riflessione, di conoscenza su usi, costumi e tradizioni della nostra terra. Lo facciamo in italiano, lo facciamo in inglese, lo facciamo scherzando. Bellissimi, veramente fantastici. Grazie. Quindi consiglio di andare a vederli perché meritano. Sì, poi l'ultimo ha spaccato il video, non so perché, però vi consigliamo di vederlo. No, dico questo perché effettivamente oggi ci vuole leggerezza, freschezza, professionalità, e quello che facciamo noi è appunto promuovere la nostra terra, cercando appunto di creare relazione, connessione e collaborazione tra i vari componenti, però facendolo in una maniera fresca e innovativa, quindi senza troppi preamboli, perché poi fondamentalmente bisogna capire anche chi è l'interlocutore che si ha davanti. Il nostro interlocutore è un viaggiatore che desidera vivere una vacanza in total relax, partire quando vuole, acquistare quando vuole e farlo trovando tutte le possibili soluzioni. Questo, diciamo, in generale. Io penso di essere rimasta nei tempi perché volevo assolutamente dare un po' di spazio alle domande, non so perché, ma se tu hai anche qualche altra domanda da fare, perché poi io inizio a parlare e parlo a ruota libera. Ma sei stata molto sintetica e molto concentrata, hai espresso molto bene il concetto. L'unica cosa su cui mi sono potuta permettere, giusto per dare enfasi, sono i tuoi video, che davvero io, chi non li ha visti, si è perso qualcosa. Dici dove andare a trovarli, a vederli. Allora, noi diciamo che per quanto riguarda i social siamo presenti un po' ovunque. Abbiamo un canale YouTube, Isolani per Caso, però diciamo poi abbiamo, proprio perché stiamo utilizzando i social come strumento di comunicazione in questo momento, chi non ci conosce, anzi chi ci conosce ci aiuta, chi non ci conosce ci va a cercare, però siamo praticamente ovunque. Ed è appunto un modo per raggiungere il potenziale viaggiatore che diciamo, per ovvi motivi in questo momento magari non può vivere le nostre esperienze, vivere quello che noi proponiamo, ovviamente esperienze che sono legate appunto alle tradizioni siciliane. Passiamo dalla cosa più semplice, che può essere una cooking class, a quelle attività invece più insolite che noi per prima andiamo a ricercare. Infatti l'essere sempre in giro per la Sicilia, andare sempre alla ricerca di nuove conoscenze, nuove strutture, è proprio legata a questo. Non vogliamo offrire quello che già viene proposto dagli altri, non perché non sia interessante, ma perché appunto ci piacerebbe poter proporre cose insolite, cose che veramente facciano entrare in stretta connessione con la gente del posto, quindi anche veramente la semplice visita a casa di un anziano del posto che magari ti racconta la storia della sua vita e nel frattempo ti insegna a fare qualcosa di tipico della nostra tradizione culinaria. Queste sono, diciamo, cose semplici. Poi cose che normalmente solo un siciliano che conosce approfonditamente il territorio ti può portare a vivere. Sì, decisamente. Ed è proprio quella la cosa che fa la differenza, perché se non conosci il territorio non puoi comprendere a fondo quello che appunto il territorio ti offre e propone. Quindi, come in ogni destinazione d'Italia, come in ogni destinazione del mondo, la gente del posto è quella che poi realmente riesce a trasmettere emozioni, e quello che noi proviamo a fare attraverso il nostro lavoro è trasmettere emozioni. Se una cosa non ci emoziona, noi non la proponiamo, non può essere parte del nostro circuito. Bene, Ettore?
Hai condiviso lo schermo? Sì, io infatti mi sono mutata, ho detto mi ha mutata. Se ci sono delle domande, abbiamo ancora qualche minuto, ho anche le colleghe di Isolani per caso, se vogliono aggiungere qualcosa, abbiamo ancora 4 minuti. Allora, niente, mi presento un momentino anche io, visto che alla fine facciamo parte anche noi della società, e quello che ha detto Daniele ovviamente già è stato abbastanza esplicito, ma soprattutto quello in cui crediamo è che l'innovazione in realtà poi alla fine sta nella tradizione, perché fondamentalmente la più grande innovazione è riportare veramente le tradizioni di chi siamo, di quello che fondamentalmente sono le persone che vivono in Sicilia. E quando anche noi, proprio provando le esperienze, siamo in giro e siamo a contatto con la gente e poi del posto che fondamentalmente è un siciliano come noi, ci rendiamo conto di quanto ancora la gente è capace di accogliere, quanto la gente con la semplicità è capace di portarti emozioni che ti porti dietro e te le ricordi nel tempo, fondamentalmente te le riporti a casa e ci ripensi, e non è soltanto la bellezza del posto, è proprio la bellezza della persona con cui parla, che ti racconta quello che ha vissuto, come vive ogni giorno, quello che ha fatto, e quello è emozione e tradizione ed è innovazione, poi è quello, perché basta poco per riuscire a trasmettere veramente un territorio e la bellezza che poi ha che riesce a portare fuori dalla propria Sicilia nel mondo, in giro effettivamente. Ecco, questo è semplicemente quello che pensiamo noi con il nostro portale e con la nostra idea di Isolani per caso. Scusate brevemente, io l'unica domanda che leggo qui per noi è, infatti è stata fatta alle 12.04, come mai l'indirizzo degli Stati Uniti? Io posso collaborare con voi, sono in possesso di un B&B. Quindi non so come mai l'indirizzo è degli Stati Uniti, come mai abbia trovato questa informazione, però ma rispetto a noi? Rispetto a noi? 12.04, non so, infatti mi chiedo poi. Questa è stata l'unica domanda posta, io mi sono sentita di dirvela. Soprattutto dove l'ha trovato, perché ovunque siamo a Fiume Freddo. Diciamo che ci consente di dire che i B&B, l'estate alberghiero, tutta la ricettività può godere di queste esperienze che ci hanno raccontato i nostri amici della Toscana e dalla Sicilia, perché creare opportunità per conoscere i territori vuol dire avere... poter offrire ai nostri turisti dei motivi per poterli vivere, per poterci quindi stare più giorni possibili, no? E quindi, bene, allora io direi che abbiamo concluso il nostro incontro. Ringrazio tutti i partecipanti, i nostri amici della Toscana e dalla Sicilia che hanno animato questo incontro su DMC Italiane che si rinnovano, e quindi in ordine di apparizione Raffaella Nocchi e Mario Pestarini di Montepisano Tri, rete d'impresa di Montepisano, e poi Daniela Marino, Patrizia Curro, Roberta Finocchiaro, fondatrici di Solani per caso e quindi da società di servizi della nostra Sicilia con sede a Catania. E allora, grazie ancora in particolare a Francesca che ci ha proposto i nostri interlocutori oggi. Potete trovare tutto sul nostro sito progettoartes.it e direi che, come abbiamo potuto vedere anche oggi, insieme possiamo veramente rinnovare il turismo, prepararci a una nuova fioritura, un nuovo rilascimento, speriamo già dal 21, sicuramente a livello nazionale, speriamo internazionale. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie ciao. A voi, ciao. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Buona giornata. Thank you.